Miku vive a Canzano, un paese dell'Italia centrale, nel 1938. Questo è il romanzo della sua storia, scritto dallo sceneggiatore e regista teramano Pietro Albino Di Pasquale. Già nel titolo, Farfariel, c'è un mondo di favola, animato da streghe spiritose e diavoli dispettosi. Chi era Farfariel? Ma Farfariel è un diavolo che fa dal farfariello, farfariello campano, sai? Un diavolo buono? È un diavolo buono ma anche un po' dispettoso, come tutti i diavoli. Che cosa racconta in questo libro? Ma Farfariel è il mentore di Miku, che è il protagonista di questo romanzo, che è un bambino di 10 anni nell'Italia del 1938. Ecco, perché lei parla di un bambino del 1938? Perché il 1938 è un anno particolare, siamo alla vigilia delle leggi razziali, alla vigilia della guerra e c'è un qualcosa di ineluttabile nel 1938, un po' l'atmosfera che stiamo respirando oggi. Cosa fa questo bambino? Questo bambino cerca di studiare, nato in una famiglia povera, purtroppo ha avuto la poliomielite e quindi nonostante tutte le piccole grandi difficoltà della sua vita cerca di studiare e di in qualche modo riscattarsi. Lo studio uccide i diavoli? Lo studio uccide i diavoli, sì. Basta studiare per uccidere tutti i diavoli. L'idea dell'autore è quella di far recensire il libro direttamente dagli studenti teramani delle scuole medie. La migliore recensione sarà premiata con materiale scolastico tecnologico. C'è un concorso provinciale di videorecensioni aperto a tutte le scuole. E i ragazzi delle scuole medie della provincia di Teramo possono fare una video recensione del romanzo e si vincono LIM e tablet per gli istituti.